è il primo capsule hotel italiano destinato agli utenti dell'aeroporto internazionale di Napoli Capo Chino, Bed & Boarding, inaugurato questa mattina. La struttura, rivoluzionaria in ambito europeo, è sorta dal recupero del Palazzo Pegaso accanto al padiglione partenze. I moduli abitativi, dotati di ogni comfort, consentiranno ai passeggeri ore di ristoro in attesa del viaggio. Carlotta Tartarone, project manager di Bed & Boarding, spiega le specifiche dei moduli. 40 capsule singole, 2 per diversamente abili, 16 bagni più 2 per diversamente abili. Ogni capsula è fornita singolarmente di aria condizionata e di regolazione dell'illuminazione. La TV che sarà all'interno delle capsule è una Smart TV, quindi su cui sarà possibile acquistare dei servizi. In più ci sarà il controllo dello stato dei voli. Armando Brunini, amministratore delegato di Gesac, plaude all'iniziativa in quanto dedicata interamente al benessere dell'utenza. Per fare un aeroporto grande non basta sviluppare il traffico, cosa che chiaramente sta avvenendo a ritmi accelerati, al di sopra delle nostre aspettative. Non basta investire in infrastrutture, ma serve anche ampliare i servizi. Questo di oggi è un esempio di un servizio innovativo. Noi ringraziamo sia gli imprenditori, perché poi onore al merito, sono questo gruppo di imprenditori campani che ha avuto l'idea, noi l'accogliamo e la supportiamo. Ringraziamo anche il Comune di Napoli, che è stato molto veloce e celere nel concedere le autorizzazioni, però è un esempio di come per far crescere l'aeroporto bisogna ampliare anche il numero di servizi presenti e puntare anche all'innovazione. Alla presentazione ha partecipato Enrico Panini, assessore al lavoro del Comune di Napoli, il quale ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Non ce ne sono altri e siamo la prima città da questo punto di vista a tagliare il nastro di partenza, e le cose che ci rendono particolarmente felici sono, oltre il fatto che siamo i primi, che il Comune di Napoli ha trovato la strada normativa per dare una risposta positiva a degli investitori, una risposta che fino ad ora non c'era anche dal punto di vista proprio delle regole. Quindi, quando il pubblico e il privato si mettono insieme e portano a casa questi risultati, credo che sia la rappresentazione migliore di un servizio per i cittadini e per il paese.